partiti sapendo che c'erano una serie di persone, di realtà in giro per il paese che si muovevano e agivano in modo concreto per cambiare le cose. La parola cambiamento può essere una parola abusata, però quando come la intendiamo noi non è il cambiamento quello dei politici che tutti cavalcano, il cambiamento sta arrivando, eccetera, ma è quello fatto nella vita di tutti i giorni, quindi ragazzi, anziani di diverse estrazioni culturali, economica e politica che si assumono la responsabilità della propria vita e a diverso titolo si mettono in movimento, imprenditori che hanno diversi modelli di imprenditoria, ragazzi che scelgono di tornare a coltivare la terra o che lavorano nella propria città per cambiare le cose e così via. Sapevamo che c'erano un po' di queste esperienze perché lavoriamo da tanti anni sul web raccontandole, ma devo dire che non potevo immaginarmi quante fossero, nel senso che la bella notizia è stata che questo viaggio è stato difficilissimo perché la nostra difficoltà non era trovare delle esperienze, ma scegliere tra le tantissime esperienze che in ogni regione scoprivamo. Esiste un'altra Italia fatta di decine di migliaia, centinaia di migliaia, forse milioni di persone che non vengono rappresentate, no? Nella società dei media, se tu non appari sui giornali o in TV non esisti, quindi io dico sempre noi non esistiamo, ma invece ci siamo. Ci sono delle cose che ti hanno colpito di più in positivo e qualcuno invece che ti ha colpito in maniera un po' negativa? La capacità di riconcretizzare progetti folli, tra virgolette, anche la capacità di riuscire a farlo in modo, di trovare, io utilizzo il termine pensiero laterale, diciamo di trovare modalità impossibili per realizzare i propri sogni, no? Mi viene in mente il GAT, il gruppo d'acquisto territori, per cui per esempio un gruppo di ragazzi avevano il sogno di acquistare un casale, fare un'azienda agricola, però ci voleva 1 milione di euro, non ce l'avevano, non avevano possibilità di chiedere i soldi alle banche, che problema c'è? Fai un GAT, cioè metti insieme 100 persone che mettono 10.000 euro, adesso detto così sembra impossibile, ma è vero, io sono andato a trovarli, esistono, e non solo, hanno avuto 700 richieste su 100 che ne cercavano, e oggi stanno realizzando il loro sogno. E la bella sorpresa è stata vedere le tantissime realtà che riescono a ottenere risultati, ho visto progetti con i disabili nelle città meravigliose, dove la disabilità non è vista come un problema ma come una risorsa, e quindi non solo aiutare delle persone in modo assistenzialistico ma imparare da loro. Quasi sempre la cosa che mi colpisce positivamente è l'incrocio, oggi non c'è più secondo me il proteggere l'ambiente o l'occuparsi del sociale o dell'economico, ma c'è una visione olistica completa, per cui chi agisce su un bene sequestrato alla camorra lo fa portando servizi per i disabili, facendo orti biologici e creando economia con la moneta locale. Le Marche, altra regione di cui si parla pochissimo, ho scoperto che c'è una rete pazzesca di economia solidale, di relazioni tra piccoli imprenditori, associazioni, movimenti in tutto il territorio, oppure in Sardegna, una regione di cui si parla pochissimo, c'è un fermento pazzesco, no? Appena sotto la superficie, come se dovessi scavare, arrivi e sembra tutto fermo, no? Poi sposti un attimo il primo velo e scopri un mondo dove in tutta la Sardegna, da nord a sud, trovi ragazzi o persone più avanti negli anni che si inventano nuovi modi di vivere, no? Per dirti, in Sardegna una donna che aveva tutt'altra formazione, aveva studiato musica, ha creato Edilana, praticamente utilizzando la lana, gli avanzi della lana, migliaia di pecore, che sono uno scarto industriale, lei lo compra e ci fa un isolante per le case passive, no? E quindi quello che era un problema diventa una risorsa, alcune aziende che dovevano chiudere non hanno chiuso, e questo avviene in Sardegna di cui nessuno parla. L'aspetto negativo, ma proprio negativo devo dire no, un po' perché è stato un viaggio un po' parziale, nel senso che noi cercavamo esperienze positive. Ecco sì, il problema che ovunque c'è stato è la burocrazia. Se devo trarre un bilancio, devo ammettere, anche se mi spiace un po' dirlo, che c'è un grosso stacco generazionale, cioè parliamo sempre di tendenze chiaramente, senza, però mi rendo conto che le generazioni, le nuove generazioni o sono proprio ottusi o sono veramente avanti, perché sono cresciute in un mondo diverso e quindi non si lamentano neanche di alcune cose che magari c'erano, che non ci sono più, ma si stanno preoccupando di come costruire un mondo nuovo e non rimpiangono tra l'altro un modello che di fatto secondo me è stato fallimentare, perché tutto questo cosiddetto benessere del 1900 io lo contesto, perché insomma si parla di psicofarmaci, droga, suicidi, un mondo basato sulla distruzione, sulla schiavitù, su 2/3 del pianeta sfruttati, sulla distruzione delle risorse ambientali, quindi io non ho questo rimpianto, no? Quando i giornali dicono siamo tornati ai livelli del 99, no?
tutti, oh mio Dio, livelli del 99, poi dici, ma nel 99 si stava così male, cioè è tutta, c'è tutta questa retorica, abbiamo venduto meno 17% di auto, e meno male, cioè ti sembra un problema se uno non cambia auto ogni 3 mesi, cioè. Io, il sottotitolo del progetto è per incontrare chi si è assunto la responsabilità della propria vita senza aspettare qualcuno che lo faccia al suo posto. In questo paese è diversissimo, no? È molto retorico, ipocrita e squallido negare le differenze tra un veneto e un siciliano, ma io penso che vanno sottolineate come una ricchezza. Cioè, noi come abbiamo le montagne, il mare, i paesi, i fiumi, abbiamo il veneto, il siciliano, il lombardo, il napoletano e il sardo, li metti insieme, ma chi ce li ha una ricchezza del genere? No, ho trovato un piccolo ecovillaggio dove c'erano dei ragazzi siciliani e dei ragazzi milanesi insieme, ed era straordinario perché tu avevi la concretezza tipica del nord con la capacità magari di saper rallentare tipica del sud che si incrociavano, no? È lì che tu crei forza, crei ricchezza, la biodiversità. Non sempre le persone che fanno queste scelte, questi cambiamenti lo fanno in versione drammatica, anzi vedo delle persone che spesso e volentieri hanno un ruolo, una professione già affermata, la lasciano per fare, per darsi all'agricoltura o per scoprire, fare qualsiasi altro tipo di professione rispetto alla strada già segnata, e riscoprono la felicità, che prima non avevano perso proprio il concetto di felicità. Questa per me è stata una sorpresa, perché nell'imprevisto invece si ritrova l'essenza che purtroppo manca in questo paese, in tante persone che vivono in questo paese. Bisogna inventarsi nuovi modi. Il punto è che, come si dice, no? Non mi ricordo mai chi l'ha detto, non puoi risolvere un problema con le stesse persone che l'hanno creato. Le nuove generazioni devono risolvere questo problema. Hanno ragione a essere arrabbiate, perché le generazioni anche precedenti alle mie hanno distrutto questo mondo, quindi uno ha ragione, però può stare tutta la vita lì a rivendicare, però ho capito, ma adesso è andata così, pensiamo a cosa si può fare.